Comunque, prova del fatto che si può sempre restare positivi nella vita è la mia giornata di oggi, perché mi sono svegliata e mi sono avviata per andare da Tati, per poi scoprire che c'era lo sciopero dei mezzi, inclusi i taxi, ovviamente non si trova un driver, niente, neanche una bicicletta elettrica. Quindi mi avvio a piedi, dopo il massaggio esco, mi avvio verso il mio prossimo appuntamento per scoprire che mi era finito internet. A quel punto cosa fai? Non ti metti a chiamare la team, che però ci ha messo più o meno un'ora per riuscire ad attivare nuovamente dei giga, che non mi sono stati attivati ancora, tra l'altro, per cui ero senza internet tutto il giorno. Mi avvio a piedi, la prima tratta fatta a piedi, dopo il mio secondo appuntamento vado alla ricerca disperata di un taxi che ovviamente non trovo, un mezzo che ovviamente non trovo per via dello sciopero. E il mio wifi che ancora non va finché decido di affittare una bicicletta elettrica che trovo finalmente. Quindi salgo a bordo, parto utilizzando il wifi di un bar. E giuro che finisce qui. Sono riuscita ad arrivare a casa pedalando con la bicicletta che cercava addirittura di rallentarmi 2 chilometri circa in bici per arrivare a casa. Ce l'ho fatta e non so come riesco. Dicevo, non so come riesco anche a raccontarvi questa storia e adesso cercare di mettere insieme il mio coraggio e anche possibilità, perché chi lo sa se ce la farò, a preparare al volo una valigia e partire per Roma. Mission Impossible. Che episodio! Non riusciva a prendere il taxi e poi dopo non trovava il wifi, senza il wifi non riusciva. Adesso viene... È simpaticissima, cazzo, veramente. Che episodio fantastico.